Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Natalie Caldonazzo è una dei vipponi del GF VIP 6 e sta facendo parlare tanto di sé all'interno della casa. Natalie, a quanto pare, è molto amata dai fan del GF, infatti, più volte nominata, è poi sempre stata salvata dal pubblico a casa. Prima di raggiungere la notorietà, ha lavorato come modella e ballerina, ma è diventata famosa grazie al suo rapporto con l'indimenticabile attore Massimo Troisi. Natalie Caldonazzo è stata la fidanzata di Massimo Troisi per 2 anni. Proprio negli ultimi momenti, prima della morte prematura di Massimo, e in una toccante intervista del mese scorso, ha raccontato quello che ha passato il grande attore napoletano, deceduto quando Natalie aveva appena 24 anni. Ma che cosa ha rivelato esattamente su Massimo Troisi e sulla loro storia d'amore? Natalie, commossa, si sofferma sul lungo calvario della malattia di Troisi. Insieme andarono a Houston, dove Troisi doveva assolutamente operarsi, poiché aveva il cuore di un settantenne e la valvola andava sostituita. Purtroppo però, l'intervento non andò bene, ma Natalie gli nascose la verità e cercava di rassicurarlo. Dopo 1 mese e mezzo, tornarono in Italia. Lui era magrissimo e aveva necessità di un trapianto di cuore per continuare a vivere. Massimo decise invece di girare a tutti i costi il film, Il Postino, fingendo di non avere quella patologia. La decisione di posticipare l'operazione e lo stress delle riprese aggravarono talmente tanto la salute che il 4 giugno 1994 Troisi morì per un attacco cardiaco. Il lutto fu devastante e difficile da superare per Natalie e lei, ancora oggi, è convinta che se non avesse fatto quel film, forse Massimo sarebbe ancora vivo. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.